Benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese con l'esperto Ettore Saronide. Oggi parliamo di un fiore che ho visto camminando. Nelle mie piccole passeggiate o ai bordi della strada o sui muretti mi è capitato di vedere dei fiori rossi, molto molto piccoli e particolari. Cosa potrebbero essere, Ettore? Guarda, a mio parere, se quello che mi hai detto l'hai descritto bene, e specialmente se vivi sui muretti, si tratta di un geranio, Geraniacea, che adesso ti descrivo. Si tratta, a mio parere, del Geranium robertianum, una pianta erbacea annua già conosciuta da Plinio, il quale la cita nel suo 26° libro, che è stata dedicata a San Roberto. Alcuni autori però affermano che il nome è stato influenzato dalla colorazione rosso fiamma sia del fusto sia delle foglie che la pianta assume in autunno. Da qui il nome di Ruber, che significa rosso appunto. Come possiamo vedere nelle immagini, ci troviamo di fronte a una piccola forma vegetale senza rizomi, a portamento prostrato. L'altezza varia dai 2 ai 5 decimetri ed è ricoperta in ogni sua parte da una fitta peluria. Le foglie superiori sono portate da un corto picciolo, mentre in quelle basali è decisamente più lungo. La loro forma è pennatosetta, con 3 o 5 segmenti a loro volta lobati. I lobi appaiono lanceolate e presentano l'apice arrotondato. I fiori appaiono generalmente disposti a due su di un lungo peduncolo che si innalza dalle foglie superiori formando una specie di racemo. Questi presentano i 5 petali decisamente liberi di una colorazione rosa, più o meno intensa. A volte però si possono osservare degli esemplari molto chiari come quelli che vediamo nelle immagini. Mi sa, Ettore, che è proprio questo il fiore. Senti, dimmi qual è il periodo di fioritura. Certo, la fioritura avviene da metà aprile e si prolunga fino a ottobre inoltrato. È in quest'ultimo periodo che è possibile osservare i frutti, delle capsule formate da 5 acheni contenenti ciascuno un solo seme. Si tratta di una specie cosmopolita comune in tutto il territorio italiano. Si tratta anche di una pianta officinale con proprietà diuretiche, antireumatiche, emostatiche e astringenti. Come curiosità aggiungiamo che dal nostro geranio si ricavano anche dei coloranti e perfino dei repellenti per gli insetti, come le zanzare, in quanto le foglie emanano un odore sgradevole, in particolare se stropicciate. Ed è tutto anche per questa puntata. Vi ricordo che siamo anche in rete all'indirizzo 10 Elode Produzione, il nostro canale YouTube. Da Ettore e Giorgia è davvero tutto. Grazie Giorgia. A te.